Buongiorno, sono tornata a presentarvi alcuni romanzi storici. Prometto che poi uscirò dal genere, però in questo momento mi va di affrontare questo genere letterario, che poi è il mio preferito, quindi. Stavolta, invece di un solo libro, ve ne porto tre, della stessa autrice, Simona Bertocchi, che è una donna fantastica, io la conosco personalmente, sapendo della mia passione mi ha fatto avere queste sue tre creature. E in ordine di uscita ve li presento, sono. Questo è il primo, Nel nome del figlio, ed è una biografia romanzata. Questo è un po' lo stile di Simona. Sceglie una figura storica che l'appassiona, fa una grossissima ricerca negli archivi o anche direttamente da fonti scritte, insomma, si documenta e poi ci romanza sopra. In questo caso romanza sulla figura di Ricciarda Malaspina, che fu marchesa di Massa e signora di Carrara intorno alla metà del 500, e in questo romanzo ci viene presentata come una donna un po' fredda, un po' spietata, che lottò per cercare di tenere per sé i possedimenti che suo padre le aveva lasciato in eredità, e arrivando a scontrarsi non solo contro suo marito Lorenzo Cibo, ma anche contro il loro figlio Giulio, a cui sarebbero dovute passare queste terre in quanto erede maschio, e lei invece voleva continuare ad esercitare liberamente il suo potere sulle terre di Malaspina, e quindi in effetti si comportò in maniera piuttosto fredda e calcolatrice, però possiamo anche concordare, credo, che aveva i suoi diritti. Ecco, ora, se consideriamo il contesto, probabilmente fu inaudito un comportamento del genere, però insomma non me la sento di darle tutti i torti, ecco. La storia è raccontata dal punto di vista di Beatrice Pardi, un personaggio originale di Simona, che assiste in quanto sua dama di compagnia alla sua vita, ai suoi amori, ai suoi scatti di ira, insomma, la segue per tutta la vita, e si può vedere bene il contrasto netto tra la figura di Ricciarda, una donna potente, arrogante, che arriva a scendere in guerra contro il figlio, e Beatrice, che invece ha una figlia, Angelica, con cui ha un bellissimo rapporto, che ama più di se stessa, come ogni madre penso dovrebbe fare con i propri figli, ogni genitore. La storia è raccontata dal diario di Beatrice, voce narrante, onnisciente, onnipresente nella vita di Ricciarda. Il secondo libro che vi presento è questo, L'ultima rosa di aprile, racconta della vita di Simonetta Cattaneo, che fu la donna che ispirò Botticelli nella realizzazione di Venere. Infatti si pensa che questa fosse lei. Molto bella, appunto, l'essenza della bellezza in un'epoca in cui la bellezza era l'essenza di tutto, il Rinascimento. E scopriamo questa figura e quel poco che le fonti raccontano sulla sua vita è tutto racchiuso qui dentro. Ovviamente parte trainante del romanzo è l'amore proibito tra Simonetta Cattaneo e il fratello del principe Lorenzo il Magnifico, suo fratello Giuliano. L'ultimo invece è questo qui, I pasticci di Leonardo. Questo è l'ultimo uscito, credo dell'anno scorso, e racconta la storia di Leonardo da Vinci alternata su un'altra linea temporale che è ai giorni nostri, quando un pasticcere di Vinci Ascanio Righi trova il diario di Leonardo e scopre che tra le sue passioni e le sue mille doti era anche un ottimo pasticcere, e ha l'idea di provare a ricreare queste ricette rinascimentali in una nuova linea di pasticceria. Ascanio verrà ostacolato dal suo precedente capo, che gli darà filo da torcere per averlo abbandonato ed essersi lanciato in una nuova impresa. Poi avrà anche altri problemi di vita quotidiana, tipo una figlia adolescente, un divorzio difficile alle spalle. Insomma, questa narrazione arricchisce la trama, ma comunque la figura più di rilievo ovviamente è quella di Leonardo, a cui sono dedicati lunghi incisi storici. Ovviamente non è che è un trattato, è romanzata anche la parte su Leonardo, però lo stile di Simone è questo: alternare a dialoghi e scene romanzate della storia a lunghi incisi storici, lunghe digressioni che appunto. Vi segnalo perché comunque sia, ritengo che i suoi romanzi possano essere di particolare interesse per persone versate, già abituate alla lettura di romanzi storici, ecco. Poi ho uno stile scorrevole, per il resto, tempo medio di lettura per questi libri sono metà settimana, se uno ha sufficiente tempo libero.
Questo è quanto. Non è tutta qui la bibliografia di Simona Bertocchi, ovviamente ci sono altri romanzi tipo Lola Suarez, oppure c'è anche una raccolta di poesie intitolato Anima Nuda, oppure una raccolta di racconti che si intitola I colori di Venere. Comunque io vi ho presentato questi perché fanno tutti e tre parte del genere del romanzo storico, ecco. Magari vi parlerò anche degli altri poi. Vi saluto, fatemi sapere se vi sembrano interessanti o qui o nel post di Instagram e ci vediamo la prossima volta.